Ti ricordi l'ultima volta che abbiamo comprato l'erba? Certo che sì, è stata una tragedia. Sì, e ti ricordi quando il giorno dopo siamo entrati a scuola e tutti sapevano del nostro arresto? Eravamo due gangster veri. Pensavamo di comandare a South Beach. Comandavamo la yeshiva. Nessuno si permetteva di dirci nulla. Già, ora mi manca. Ti manca la yeshiva? No, mi manca che nessuno si permetteva di dirci nulla. Dipende, ce l'hai buona? Fatti un'idea, a lui gliela vendo io. Forse, 25. Non c'è problema, 300. 300, mi piace. Il prezzo è più basso se la prendi dal grossista. Già. Bene. Insomma, apri la porta e le faccio io. Calmati, non fare la furba, è che lo so che c'è un altro che va in casa. Allora? Che c'è? Mi dai la roba? Che roba? Ti ho dato $300 per l'erba. Voi avete mai visto questo stronzo prima d'ora? Neanche per il cazzo. Bello, sciacquati dalle palle. Va bene, vattene. Va bene, ciao. Che ti sei? Una polpetta in camicia. Ciao. Pensavo che fossimo amici. Che razza di stronzi. Ma che cazzo fai? Sei scemo? Tranquillo, bello. Ho il porto d'armi di terza classe. Forza, sali. Conosco un altro spacciatore. È strano. Abbiamo la stessa età, ma ho sempre ammirato Efram. Quando la vita mi prendeva a calci, io rimanevo a terra. Efram no. Era lui a prenderla a calcio.